Un esposto alla magistratura per combattere il fenomeno dell'erosione a Pineto non solo è per far luce su tutte le azioni messe in atto per cercare di prevenirlo. E' questo l'obiettivo dell'atto presentato da parte degli avvocati Vincenzo Ninanna di Amnistia, Giustizia e Libertà e Monica Passamonti di Azione Politica. Un esposto indirizzato al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piscara per verificare se nei fatti esposti siano sì, ravvisabili gli estremi dei reati di disastro ambientale, danneggiamento, furto e ogni altra ipotesi di reato. Partiamo da Pineto come eh, luogo di osservazione privilegiata, ma il discorso vale per tutto l'Abruzzo. Eh, insensate opere dell'uomo, pennelli antierosivi che in realtà producono erosione della costa, ripascimenti che distruggono il sistema delle secche e quindi hanno effetto erosivo. In, nel caso specifico di Pineto, l'insensata, folle rimozione della ghiaia hanno determinato la scomparsa di una parte di arenile nella zona di Pineto Nord, conseguenza eh, dell'opera dell'uomo. Eh, quindi potremmo parlare di eh, erosione artificiale indotta dall'opera dell'uomo, disastro ambientale e poi, direi, disastro per le casse dell'erario. Il tutto, il tutto accade perché la Regione Abruzzo ha ancora in vigore piani di intervento che risalgono al 2001 e sono superati. Eh, non solo dagli studi più recenti fatti dal Ministero, ma anche dalla prova dei fatti. Abbiamo visto come a Colonia abbiano dovuto rimuovere eh, i pennelli che producevano erosione. Ebbene, dopo la mareggiata di febbraio a Pineto sono stati è stato addirittura ristrutturato e rinforzato il pennello che è causa principale dell'erosione. Si prevede ora una spesa, il, il Comune, solo per iniziare dei lavori, altri 19 pennelli. Che produrrebbero la completa distruzione di tutta la spiaggia, in questo caso l'erosione si andrebbe a spostare a Pineto Sud, il tutto per costi milionari che potrebbero assumere eh, rilevanza come danno erariale e quindi eh, condurre, quello che abbiamo denunciato appunto, ad un'azione di responsabilità contro i funzionari della regione che continuano a eh, sostenere queste, eh, questo tipo di interventi.